Benvenuti in una rubrica che potrei definire Viva l'Italia. Ah, benvenuti a Jumanji! Settimana scorsa ho visto un ausiliare del traffico che stava multando una macchina. Fin qui è tutto normale, direte voi. Invece no, perché lui mentre prendeva la targa, mentre prendeva il numero del telaio... E mo che so fatto? Patente e libretto assicurazione, concilia? Ma che te ne dai concilia? C'era la signora dietro che stava caricando la spesa. Un'anziana. Lei non si è accorta niente e lui continuava tranquillamente a scrivere il numero del telaio e la targa sul suo palmerino. Prevenzione, perché venendo dalla quarta zona centro e invertendo la marcia A1 nel settore preferenziale BZA adibito a traffico locale, si incanalava nel quinto settore P esclusivo per i giorni dispari e convergeva in una zona mercato tassativamente vietata al traffico, soprattutto dopo le severissime disposizioni pedonali, e contraveniva più riprese agli articoli 1, 2, 13, 35, 26, 1959, 54 e 11 del codice della strada. Sono... 47.500 lire, mi pare. Allora, io vedendo la scena mi sono avvicinato e gli ho detto: guardi che la signora sta caricando l'auto. E lui mi risponde: sì, sì, l'ho vista. E continuava a scrivere. Io: e non gli dice niente? Lui, non curante, ha continuato a scrivere la sua bella multa. Allora, io voglio dire una cosa, no? Ho capito che ci avviciniamo all'estate, ma se voi per far entrare i soldi al comune fate le multe a una persona anziana che sta caricando la spesa dal mercato, cioè, non vi sentite un po' merde? Così, tanto per dire. No! È una merdaccia! È una merdaccia! Lei è una merdaccia! Poi, casualità della cosa, una settimana dopo, precisamente mercoledì 21 giugno, abbiamo visto praticamente che mezza città era da pezzare di multe. Forza e onore. Forza e onore. Forza e onore. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Per la maggiore tutte quelle che erano andate sempre al mercato, cose che durante l'anno i vigili la lasciano come una cosa normale, addirittura multe semplicemente perché non stavano negli appositi parcheggi, ma comunque erano parcheggiate bene. Faccio esempio, tipo un lotto di terra che sta vicino al parcheggio, macchine parcheggiate lì che ci si parcheggiano di continuo, non vengono mai multate, di punto in bianco tutte multate. Allora, ho capito che dovete andare tutti in vacanza, ma non vi pare di fare un po' le merde così? Cioè, o le multe le fate sempre, o la legge c'è sempre, o la legge non c'è mai. Questa è blasfemia! Questa è pazzia! Pazzia! A me personalmente mi hanno fatto una volta una multa sotto casa per aver parcheggiato. Io ho parcheggiato l'auto alle 13.30, sono sceso alle 14.45 e avevo la multa. Perché? Perché avevano messo la prolunga del 60 minuti col disco orario, non solo nei primi 30 metri di strada, ma l'hanno prolungato un altri 100 metri. Cioè, tu metti una prolunga dalla notte al giorno, uno non la vede, tu mi fai la multa. Cioè, vi rendete conto che è follia? Non avete messo un cartello, non avete messo un preavviso, non avete messo niente. In più, anche lì ci sta la gente che parcheggia di continuo tutti i giorni, tutti che parcheggiano come cavolo vogliono, poi di punto in bianco una volta ogni 6 mesi, una volta ogni anno, casualità della cosa per sempre, prima delle ferie e prima di Natale, voi fate 10 miliardi di multe. Ci vediamo all'alba, eh?
Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. Complimenti, complimenti, complimenti. Davvero, fate veramente schifo. Mio pensiero personale, eh? Soprattutto quando c'è una persona, ripeto, vicino alla macchina, anziana, che sta caricando la spesa, voi la vedete e la ignorate. Va bene così. Di più non sai fare. Faccio il massimo. Sì, così. Fermo. Ecco. Quello è il massimo, ma fai schifo, dai, fai veramente schifo.